Direi che è uno dei simboli del nostro porto antico e come ogni anno ci apprestiamo a una grande campagna di promozione del nostro territorio che parte con la tradizionale cartolina della Liguria all'interno del Festival di Sanremo, che come il Capodanno in piazza avrà una visibilità straordinaria, diciamo una delle trasmissioni storicamente più viste del nostro paese. Contiamo che il 2023 il nostro turismo possa addirittura superare i numeri del già straordinario 22. Stiamo lavorando per questo, con questo spot che poi ovviamente dopo Sanremo andrà su tutte le televisioni nazionali con tutte le sue varianti per i nostri canali social, e poi la presenza delle principali mostre del turismo e poi tutte le manifestazioni ovviamente della nostra primavera estate a cui stiamo lavorando per regalare a questa regione, a tutti coloro che la frequenteranno, una primavera estate davvero ricca, anche avvantaggiata da una serie di ponti su cui contiamo molto per cominciare una primavera, diciamo, esplosiva. Questo sarà lo spot che ci accompagnerà fino all'estate, quindi dopo Sanremo ci sarà la programmazione su tutte le reti generaliste, la versione più lunga per i social, tutta la declinazione di questa campagna che parte, come si dice, dalla nostra storia per costruire il nostro futuro, mettiamola così. Ma guardi, le polemiche dell'anno scorso ci hanno portato grande fortuna, visto i numeri di quest'anno. Facciamo uno spot divertente, ci investiamo in termini di idee, di creatività, ovviamente con professionisti di primissima qualità, questa volta presi, diciamo, dalla caldera genovese, con un regista, Fausto Brizzi, che ci ha già accompagnato per un pezzo della nostra promozione, che ci ha portato fortuna e che in parte di famiglia ormai è diventato genovese anche lui. Sarà una bellissima edizione, ho visto il sindaco di Sanremo all'inizio della settimana, lunedì, è stato qua con noi a parlare di turismo della Liguria, abbiamo parlato del palco che animerà Piazza Colombo, delle giornate della Liguria all'interno di Casa Sanremo come ogni anno, con tutta la possibilità di promuovere i nostri prodotti e le nostre bellezze. Come al solito Sanremo è un grande circo che anima il ponente della Liguria e dà il calcio d'inizio alla nuova stagione. Io ci conto molto e dall'entusiasmo che vedo intorno al festival, alla capacità consolidata di Amadeus, della sua squadra, credo che sarà un festival importante e vitale. Pirati e grande invidia, insomma, una scenografia pazzesca che noi abbiamo parassitato, insomma, da un grandissimo film, e siamo qui a girare con Lastrico, con Alice Arcuri, e il nuovo spot per la regione con una Sanremo version e poi una versione normale, insomma, che andrà in primavera. Beh, c'è un Cristoforo Colombo, facciamo finta che sia una caravella, ovviamente, e c'è un Cristoforo Colombo che sta per partire, ma alla fine in America che cosa c'è? Che non ci sia già in Liguria, e quindi rinuncerà a partire, un po' per le suggestioni, un po' anche per amore. E non scopre l'America. Io sono passato tante volte dalla Liguria, poi mi sono innamorato di Silvia, una ragazza di Genova, e improvvisamente ho scoperto che Genova è un posto di vacanza incredibile, e tutta la Liguria intorno ovviamente, ma la maggior parte degli italiani, sarà un paradosso, ancora non lo sa, e quindi noi facciamo degli spot per farglielo sapere. È veramente una regione dove c'è questo paradosso della montagna, cioè che dietro, quando ti alzi con un drone, improvvisamente vedi la neve. Dietro, questo è. Puoi avere mari e monti, il concetto mari e monti l'avevo già usato in uno spot di 2 anni fa, e insomma abbiamo rinnovato il format.